corso di potatura organizzato dal Comune di Conversano, con la collaborazione del CRSA Basile Caramia di Locorotondo. Il corso si prefigge di fornire le basi teoriche di botanica e fisiologia dei fruttiferi, principali sistemi di allevamento e nozioni pratiche di campo con relative esercitazioni. 10 ore di lezioni teoriche, 9 ore di lezioni pratiche di campo su albicocco, ciliegio d'olivo. Ai microfoni di Foglie TV, Giuseppe Locorotondo, assessore alle attività produttive del Comune di Conversano, e Nicola Lorusso, presidente della cooperativa del Frantoio Sociale di Conversano. È con noi l'assessore al Comune di Conversano, Giuseppe Locorotondo, alle attività produttive, vero assessore? Il motivo per cui vi ha spinto a organizzare questo corso? Allora, diciamo subito che il Comune di Conversano da circa un anno e mezzo ha questa collaborazione con il centro di ricerca Basile Caramia di Locorotondo. Con questa collaborazione che si è manifestata tramite lo sportello agricoltura, ci siamo posti l'obiettivo di soddisfare quelle che possono essere le esigenze informative degli agricoltori. E questo naturalmente sia tramite un'attività di sportello, tramite vari seminari a tema che abbiamo svolto e ora anche con dei corsi specifici. Una richiesta che ci siamo accorti anche ascoltando le associazioni di categoria molto forte era quella anche di un corso di potatura. Un corso di potatura perché sia agricoltori diciamo già rodati, quindi più anziani, ma anche agricoltori che si affacciano, giovani agricoltori che si affacciano quindi a questo mondo, vogliono saperne un po' di più anche dei motivi per cui molte volte si pota e non farlo solo in maniera meccanica, capirne anche cosa si realizza poi da un punto di vista fisiologico nella pianta con i tagli che si vanno a fare. E quindi questa idea insieme al Basile Caramia si è concretizzata nel creare questo corso. Questo corso prevederà 4 giornate di teoria che svolgeremo qui presso la cooperativa del Frantoio Sociale, di cui ringrazio per la collaborazione il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, e poi nei giorni successivi, la settimana successiva, ci saranno 3 giorni di pratica in campo. Ci sarà un primo giorno di teoria sulla parte generale e poi 3 giorni nello specifico in cui si affronteranno le colture del ciliegio, dell'ulivo e dell'albicocco e quindi poi si andrà in campo sulle colture. E diciamo che già da questa prima serata, vedendo un po' la partecipazione, pare che abbiamo colto nel segno, quindi vuol dire che era una cosa veramente a cui è stata accolta bene da parte degli agricoltori, di questo siamo contenti, in modo che si facciano delle cose che abbiano un significato, che non siano solo fini a se stessi. Bene, grazie assessore. Prego. Siamo in compagnia del presidente della cooperativa, Nicola Lorusso. Volevo chiedere, nonostante le difficoltà dei tempi passati, voi siete riusciti ad organizzare questo corso, ne vogliamo parlare? Sì, noi abbiamo cambiato il consiglio di amministrazione nel 2010, abbiamo trovato una situazione un po' particolare, abbastanza complicata nella cooperativa. Diciamo che come tutte le cooperative veniamo fuori da un periodo poco felice, in una situazione di mercato, quello olivicolo che tutti insomma sanno è veramente in grosse difficoltà, stiamo facendo tanti sforzi per poter restituire dignità a questo posto, lo stiamo facendo anche grazie al contributo che ci sta dando Giuseppe Locorotondo come assessore, che ha voluto individuare in questo posto il contenitore di una serie di iniziative, tra le quali il corso di potatura. Per noi è anche l'inizio di una nuova stagione che vede al centro comunque la partecipazione dei soci e dei produttori anche ad iniziative che siano slegate dalla semplice attività di conferimento dell'attività agricola. Speriamo bene. Bene, noi vi facciamo un augurio naturalmente. Grazie. Grazie.